Gary Willis, inglese, batterista e percussionista dei Pink Floyd, durante il Momentary Lapse Horizon Tour del 1988 e il Pulse Tour del 1994, ed Urga McBroom, americana corista dei Pink Floyd, saranno i protagonisti dell'evento musicale in programma questa sera all'Aurum di Pescara. I due musicisti, ospiti negli studi di Rete 8 prima della prova generale, hanno raccontato la loro esperienza con i Pink Floyd. Gary Willis, batterista e percussionista dei Pink Floyd, in Italia, a Pescara per questo grandissimo evento. Un concerto che offrirà che cosa in particolare, Gary? He's going to tell me because I'm playing with him tonight. And I mean, it's... Questa sera avremo l'opportunità di provare con lui e per vedere alcune cose, alcuni momenti fondamentali dello show e diciamo porteremo alcuni ricordi, perché la musica dei Pink Floyd, come per tutti, insomma, rappresenta tantissimi ricordi, è come sfogliare un libro fotografico. Durga McBroom è la corista dei Pink Floyd, ha lavorato in tantissime produzioni, innanzitutto da queste collaborazioni qual è l'arricchimento che hai ricevuto? Oh, of course. I mean, I work with so many different people. Sì, lei ha imparato tantissimo dalle sue collaborazioni, però adesso è anche il momento di insegnare qualcosa, di poter dare qualcosa indietro. Sì. Durga ha anche partecipato all'ultimo album dei Pink Floyd, The Endless River, e da lì è iniziata un'altra collaborazione per riportare Blue Pearl in vita. Fabrizio Carota, basso e voce dei Paintbox, la scelta artistica di offrire sempre spettacoli di grandissima qualità dove curate ogni minimo dettaglio, bella la combinazione tra musica e luci. Sì, proviamo a ricreare quella che è la magia dei Pink Floyd, naturalmente ci proviamo soltanto perché... sappiamo benissimo che è praticamente impossibile, però ecco, ci piace pensare che si crei una sinergia fra noi e il pubblico.